Salve cari amici, eccoci qui con la rassegna stampa di oggi, 23 gennaio 2018. Questa è la prima edizione. Iniziamo subito con la lettura degli articoli. Questo inizio di trasmissione sarà più breve perché alla fine potrete ascoltare una registrazione di un intervento di ieri, sulle nostre reti, del vicepresidente, degli animalisti italiani, Riccardo Manca, in merito a una vicenda accaduta, l'altro giorno, riguardo la passeggiata ecologica per spaventare e allontanare gli animali. Insomma, poche parole. Il profilo di Facebook di questa associazione è stato intasato di migliaia di offese, insulti sessuali e omofobi, ma dopo ascolteremo appunto dalla voce di Riccardo Manca cosa è successo. Adesso iniziamo subito con i due articoli di questa mattina. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Commissione Banche, i partiti in coro chiedono l'istituzione della Procura Nazionale per reati finanziari. La proposta di istituire appunto di un pool specializzato sulla falsariga dell'antimafia è infatti il filo rosso che lega con i debiti distinguo le riflessioni di PD, Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Elezioni, il medico Burioni dice no al PD, ma la battaglia contro l'oscurantismo continua. Non votate i cialtroni, dice. Il virologo declina l'invito del segretario Matteo Renzi con lungo post su Facebook. Faccio già politica quando dico che chi racconta la bugia del legame tra questo vaccino e l'autismo non dovrebbe avere spazio nei programmi televisivi, scrive. La mia scelta è stata molto difficile, la vostra contraria è molto facile. I cialtroni che vogliono farci rimpiombare in un nuovo medioevo sono molto facili da riconoscere e da evitare, questo è quanto detto appunto. Bene, termina qui questa parte della rassegna stampa. Adesso ascolterete dalla viva voce del presidente dell'Associazione degli Animalisti cosa è accaduto l'altro giorno lungo la passeggiata ecologica di questa associazione, appunto per spaventare e allontanare gli animali e per raccogliere i bossoli abbandonati dai cacciatori. Il profilo Facebook dell'associazione è stato intasato da migliaia di offese, insulti e insulti sessuali e omofobi. Gentili ascoltatori, buonasera. Sono le 21:35, apriamo questa edizione straordinaria del nostro giornale radio RST Informa perché è accaduta una notizia, dei fatti veramente a nostro avviso gravissimi. E infatti questo è un break news, ci sono state delle, ma non una, diverse minacce di morte all'Associazione degli Animalisti Italiani. C'è da meravigliarsi come mai le altre testate nazionali non portano questa notizia in primo piano, perché una cosa del genere è veramente seria. Dunque, dopo una normale, diciamo così, passeggiata ecologica per allontanare i cacciatori e per raccogliere i bossoli abbandonati da questi per terra, che immagino ne avranno raccolti e non so quanto, non so quanti, ed è un inquinamento anche quello. Dunque, emerse minacce di morte, offese a sfondo, addirittura pensate poi a che punti si arriva, offese a sfondo sessuale, insulti di vario altro genere sul profilo dell'Associazione Animalisti Italiani ONLUS, il profilo praticamente di Facebook. C'è una cosa impressionante. Allora io ho voluto capire un attimo meglio cos'è successo. Abbiamo in collegamento in diretta dall'Associazione degli Animalisti Italiani il vicepresidente Riccardo Manca. Buonasera Riccardo, ci sentiamo.
Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie per lo spazio che ci concedete. Di nulla, ecco, ci può dire innanzitutto in che cosa questa, diciamo così, questa camminata, questa passeggiata ecologica, in cosa consisteva e cosa è successo dopo? Sì, allora faccio una piccolissima premessa. Animalisti Italiani Onlus è un'associazione che quest'anno compirà il ventennale. Il presidente Walter Caporale sono appunto 40 anni che si occupa di tematiche animaliste. Ecco, noi, come abbiamo fatto già altre volte, con la nostra cosiddetta sirenata, ovvero passeggiata ecologica pacifica in mezzo alle campagne, abbiamo inteso dimostrare il nostro dissenso nei confronti della caccia, dei cacciatori, e che lo ricordiamo, la caccia non può essere annoverata come pratica sportiva, in quanto non ha nulla di sportivo. La caccia è solo un'attività che spezza la vita a degli esseri innocenti e senzienti. Quindi in questo caso noi, con la nostra dimostrazione pacifica, siamo andati in giro per una campagna a nord di Roma e cercando di spaventare gli animali con fischietti, trombette, piatti e quant'altro, per cercare appunto di salvare la vita a numerosi animali. In più abbiamo anche dimostrato l'inquinamento che produce un'attività come la caccia, perché ricordiamo a tutti che i cacciatori, oltre ovviamente, che per noi è primario, oltre ad uccidere delle vite innocenti che non possono difendersi, producono un inquinamento altissimo per il terreno, per la natura, perché i bossoli vengono poi dispersi nel terreno, la polvere da sparo, il piombo penetra nel terreno e va a inquinare falde acquifere, torrenti, fiumi e laghi. Quindi questo è stato il nostro intendimento. Abbiamo raccolto decine e decine, non sappiamo quanti, di bossoli, poi in solamente un'ora e mezza, due di camminata. Quindi immaginiamo, se avessimo protratto per ore e ore questa passeggiata, quanti bossoli avremmo raccolto? Ecco, a fronte di questa nostra pacifica dimostrazione di dissenso totale nei confronti della caccia, che per noi si qualifica con un solo termine, abominio, questo è la caccia è un abominio, ecco, Certo. abbiamo ricevuto sul nostro social principale Facebook, sulla pagina Facebook nazionale di Animalisti Italiani Onlus, che lo ricordiamo è un'associazione che comunque ha sedi in tutta Italia, da nord a sud, sulla pagina nazionale di Animalisti Italiani Onlus, dove abbiamo pubblicato il nostro comunicato stampa, minacce di morte, insulti a sfondo omofobo, sessista e razzista. E quindi ecco, questo è quello che dimostra la violenza che si incarna nell'attività della caccia e in chi la pratica. Ecco, noi questo lo troviamo assolutamente disdicevole, condanniamo fermamente questo tipo di manifestazioni, perché i cacciatori con questo atteggiamento dimostrano di non sapersi confrontare con chi la pensa in modo diametralmente opposto a loro. Già in trasmissioni televisive abbiamo avuto modo di confrontarci con loro e loro hanno sempre parlato di soldi, di economia, ma mai di rispetto per la vita, mai di inquinamento. E questo noi lo troviamo assolutamente inaccettabile. Certo, queste sono bellissime parole che lei ci sta dicendo Grazie, grazie. e noi abbiamo tutta la più profonda stima, perché è Grazie, inaccettabile. noi, certo. Prego, prego. Certo. No, no, prego, 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 prego. No, concludevo dicendo inaccettabile, insomma, che ci siano dei personaggi che vadino a uccidere la natura che ci sta solo che allietando a noi poveri disgraziati che siamo qui, che non riusciamo nemmeno. Assolutamente, guarda. Ecco, cioè, quindi voglio Guarda, io le devo dire dire sinceramente, le dico sinceramente che oggettivamente. quando sento. Sì, no, ma io sinceramente le dico, quando sento parlare, ecco, delle persone come sta facendo lei, mi vengono i brividi, perché ecco, noi è quello che cerchiamo di trasmettere all'opinione pubblica. Non possiamo arrogarci il diritto di decidere della vita di qualcun altro. La vita è un dono inalienabile, prezioso, unico, il più grande dono che ciascuno di noi abbia ricevuto su questo pianeta, e non è che solo perché gli animali sono morfologicamente diversi da noi, noi abbiamo il diritto di abusare della loro vita. Ma dove sta scritto?
non siamo più nel paleolitico, non siamo al pleistocene, cioè non abbiamo bisogno. Nei tempi antichi l'uomo cacciava per sopravvivenza, adesso mi dovete dire voi queste persone per cosa cacciano, per che cosa? Per cosa? Non vogliamo sentire parlare di caccia di selezione, piuttosto che, perché poi dopo noi allora dovremo affiancare il discorso del bracconaggio, della caccia fatta in modo illegale con i richiami vivi, cioè potremmo parlare ore e ore di argomenti di questo tipo, ma la cosa che a noi preme principalmente come Associazione Animalisti Italiani e come tutte le persone di sensibilità che hanno un'anima, che hanno un briciolo di compassione, è assolutamente il rispetto di queste meravigliose creature che la natura ci ha dato, sono nostri compagni di vita, non sono bersagli, non sono oggetti, sono esseri dotati di anima. Allora, questo che a noi preme molto sottolineare, ecco. Certissimamente. Sì. Ecco Riccardo, sono le 21.43 in questo momento, questa è Radio Science, sì. Abbiamo aperto questa edizione speciale, edizione straordinaria, proprio perché qui si parla di minacce di morte, e siccome questa gente va minacce via, di morte. Atta, sì. Ecco, e la cosa è, ovviamente ci preoccupa. Allora, io volevo fare questa domanda, voi avete fatto denuncia alla magistratura di tutto questo? Sì, sì, adesso provvederemo chiaramente tramite il nostro ufficio legale a sporgere denuncia nei confronti di tutti coloro che hanno chiaramente insultato e minacciato sia l'associazione, il suo presidente e tutti coloro che chiaramente fanno parte dell'associazione. E in modo, ripetiamo, noi siamo per la non violenza, perché certo noi non andiamo ad uccidere nessuno in giro, noi tuteliamo la vita dei più deboli, degli ultimi tra gli ultimi su questo pianeta, per cui sicuramente non siamo noi violenti. Certo. Quindi provvederemo tramite il nostro ufficio legale a chiaramente a sporgere denuncia e a querelare chiunque si è prestato a questo squallido gioco. Benissimo, altresì vorrei fare presente, siccome ho letto anche di minacce tramite mezzo elettronico, cioè tramite social network su Facebook, io credo che con la polizia postale si possa anche andare a rintracciare questi delinquenti. Sì, assolutamente, adesso la minaccia anche su social network è un reato, appunto, assolutamente è corretto quello che sta dicendo, è correttissimo, assolutamente. Bene. Quindi noi abbiamo un nostro ufficio legale che si occuperà di tutti, ovviamente di tutto, abbiamo un ufficio legale efficientissimo e quindi provvederemo a fare tutti gli adempimenti del caso. Ecco, poi io vorrei aggiungere, io non so chi abbia inventato questi social network, ad ogni modo adesso non voglio, ma comunque se ci fosse un sistema che parlasse chiaro e c'è delle regole precise che chi si iscrive deve lasciare un nome, cognome, l'indirizzo in qualche ufficio, poi sarà da stabilire quali, almeno si sa chi c'è là dentro, ecco, perché a mio avviso... Sarebbe auspicabile assolutamente, perché renderebbe tutto sicuramente anche più giusto, direi, ecco, perché certo. Questo però non dipende da noi, perché i social network sono gestiti da società ovviamente internazionali, nel caso di Facebook è la società di Zuckerberg, quindi è di proprietà statunitense, quindi sono poteri. Esatto, esatto. Allora qui si apre poi un altro binario. È un altro discorso questo, sì, un altro scenario, esattamente. Esattamente. Certo. Allora, senta, io alle 21.45 io vorrei, insieme anche alla redazione di Radio Science TV, insieme farvi... Che ringrazio a nome degli animalisti italiani, ringrazio per la grande disponibilità e per l'attenzione che ha voluto prestare a questa tematica così importante. È dovere di informazione, c'è da chiedersi perché una notizia così importante, così grave, non viene ripresa anche dalle testate nazionali. Lo sappiamo, insomma, sono purtroppo questo malcostume chiamato caccia investe anche grossi interessi economici. Purtroppo a scapito della vita. Allora, dunque, io non posso che concludere in questo modo, intanto ringraziandola per questa spiegazione. Prego, ci ha fatto.
Vorrei dire a questo uomo della Terra, del pianeta Terra, che quando esce di casa e si trova di fronte a un animalino qualsiasi, dico qualsiasi, dovrebbe vergognarsi di se stesso, dovrebbe provare vergogna. E questo lo estendo, questo discorso qua, anche a tutto l'argomento della vivisezione. E lo sottolineo. Grazie Vicepresidente Riccardo Manca Prego, dell'Associazione Animalisti Italiani. Grazie, sa, prego. e noi siamo Grazie a sempre voi per la, d'accordo. grazie a voi. Grazie a voi per Bene, lo spazio. allora Buonasera a tutti gli ascoltatori. grazie, buonasera a lei. Alle 21.47 chiudiamo Buonasera. questa edizione speciale del nostro giornale radio RST Notizie. In studio Massimo Bonella, ringrazio la regia centrale Rosario Moreno, vi lasciamo ora alla nostra programmazione. Vi ricordo Radio Science TV, Pianeta Oggi TV è la vostra linea diretta con l'informazione. Thank you.